Ciao ragazzi, sono Salvatore, Salvatore Alex 1, e oggi giocheremo a un gioco che si chiama PlayStation All-Star Battle Royale, che è un gioco comunque come Super Smash Bros. Solo sulla PlayStation. Scusate, nel gioco ci può essere anche un vantaggio del disco, che sarebbe che potete anche godere dei vantaggi del disco, che sarebbe potete anche mettere il gioco sulla PS Vita. Quindi è un bel gioco comunque, dovreste proprio giocare, che costa 40 euro in Italia e non so dove, in quanti dollari sono, 38 dollari saranno. Quindi cominciamo a giocare. Io comunque ho già giocato un po' a questo gioco e non è male, il mio personaggio preferito è Kratos, comunque, io direi che è più potente di tutti. Tranne se hai, cioè, senza i pacchetti, i nuovi pacchetti dove puoi sbloccare Zeus, quello di Dead Space e altri due. Una specie di una si chiama Cat e altri. Comunque, allora, scusa, schermata del menu. Quindi questo. Qui puoi scegliere vari allenamenti, comunque la modalità arcade in cui puoi sbloccare, puoi fare una specie di storia. Poi è prova di comandamento che ti danno, tu hai delle prove e tu devi, diciamo, fare la tecnica che ti dice, l'allenamento che ti può aiutare, ti puoi allenare e il tutorial che ti fa imparare a giocare. Il torneo è tu giochi online e contro altre 3 persone, dipende da quanti giocatori sono online. Versus, puoi giocare o con diciamo, uno contro tre, o quanto ti pare, una specie di uno contro uno. Poi scopri personaggiare i personaggi, e potete scegliere. Il personaggio che sto più avanti è Kratos, livello 78. Poi sono altri vari. Come vedete, poi potete cambiare il costume, e poi ci sono anche altri pacchetti che sarebbero per altri costumi. Per Kratos che ci sono infatti altri due costumi. Comunque lo devi cambiare lì, cioè questo costume e questo qui. Che potrei anche scegliere quando scegliete per il vostro personaggio. Poi devi cambiare l'ingresso, l'uscita e la musica della vittoria. Ora faccio una partita e spiegherò un po' di cose su come funziona. Poi c'è un'opzione che puoi selezionare gli oggetti sbloccati e visualizzare gli obiettivi, e qua imposti le opzioni di gioco e compri personaggi o costumi altri ancora. Come esempio dei nuovi personaggi sarebbe Zeus, Isaac e altri. Quindi aggiungiamo un po', diciamo. Seleziona il tuo personaggio. Per esempio c'è lui, Emmett Graves, che costa 5 euro il pacchetto, anche c'è Cat che è sempre 5 euro, poi di qua c'è Zeus e Isaac, sempre che costano 5 euro. Ora metterò, allora, il mio personaggio preferito, cioè, no, Kratos, puoi anche decidere il tuo costume, io scelgo sempre questo qui comunque, Vediamo cosa puoi fare. è sempre casuale, perché comunque c'è Raiden, comunque è sempre un buon personaggio. Ottima scelta. Sweet Tooth anche. Siete sicuri di volermi affrontare? Poi scegli anche le varie mappe. Io scelgo sempre l'Ade del God of War. Comunque, vedete, qui potete anche avere varie foto oppure vari sfondi per farvi, sai, non è male. Combatti! I comandi sono molto semplici. Allora, B cerchio S serve per attaccare. Poi, scusa, quadrato N e cerchio, sì, quadrato, triangolo e cerchio ti servono per comandare. Poi ci sono varie tecniche, ad esempio, dipendendo da quanto carichi il caricatore, quando dice L1, premete R2 e vi farà la tecnica e vi elimina gli avversari. Sono tornato.
E il gioco, il senso del gioco alla fine è chi fa più uccisioni vince. Però puoi scegliere, ci sono anche potete anche trovare vari strumenti e potete anche trovarli che servono ad esempio per sbattere le persone, come vedete il pesce, cioè, questo qui che lanciano dei razzi, non ho appena eliminato. Poi dipendendo dal livello della tua tecnica, ci sono varie tecniche. Fan pig. E ecco, ho eliminato. Poi a livello 3 è una tecnica che ti rende immortale. Fan pig. Comunque sono anche vari ostacoli come quello lì, quello dietro in cui ti fa anche eliminare, ti fa stordire e dopo forse verrà eliminato. Fan pig. Cavolo. Comunque non sono tanto bravo perché non so che non ci gioco più a questo gioco. Comunque quest'arma succhia l'energia e potrà anche raccoglierla. E avete anche un tempo limite, c'è anche la modalità squadra per fare 2 contro 2, 1 contro 3, 3 contro 1, 1 contro tutti quanti. E quando finite la partita c'è sempre, potete dei punti dove potete anche salire di grado. Per esempio io sono salito di grado da 78 a 79. E qui vi dice il risultato, per esempio sono arrivato secondo. Comunque questa qua è la modalità, diciamo quella che è più forte di tutti. Io ho fatto 5 uccisioni e 6 morti, lui 4 uccisioni e 2 morti e dopo... Seleziona il tuo personaggio. Comunque questo è tutto ragazzi, prima di che finisco vi voglio dire che ho cominciato a caricare un altro video di Coop che verrà rilasciato... Non so quando, perché il mio internet è molto lento questi giorni, perché hanno fatto un casino. C'è anche una festa vicino a casa mia che toglie internet e a basso livello diventa, quindi ci vorrà un po' per caricare quel livello. E per dirvi, poi c'erano anche vari personaggi, per esempio c'è Kratos, Parappa, Fat Princess, Sweet Tooth, Radek, poi c'è Sly Cooper, Nathan Drake, altri personaggi comunque che sono sempre solo per PlayStation. Comunque questo gioco è solo per la PlayStation, come sempre per il Super Smash Bros. È solo per la Wii comunque, e verrà anche un nuovo gioco, Super Smash Bros., che sia per il 3DS che la Wii U. È un bel gioco, hanno aggiunto Mega Man, che è molto bello. Poi ricordatevi che il 12 ottobre verrà rilasciato Pokémon XY, e a settembre verrà rilasciato anche in Inazuma Eleven 3 in Europa. Quindi un sacco di persone in internet comunque lo vogliono proprio e vi dico che uscirà verso settembre, mi pare o l'11 o il 23, non mi ricordo. E comunque questo è tutto ragazzi, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, ciao!